pace e bene. Sono un mistero a me stesso. Commento al Credo, articolo 7. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Di là, da dove? Dalla gloria. Quella gloria che lo circonda alla destra del Padre dal momento della sua ascensione. Gesù dunque verrà a giudicare. La prima volta è venuto ad insegnare, a dare il perdono, a garantire la salvezza. Ora tornerà, ma come giudice. Si adempiranno una ad una tutte le profezie e le promesse fatte da Gesù. Egli dice: vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Ce lo ricorda Matteo 26:64. Verrà dal cielo, lo vedrà tutta l'umanità. Tutti saranno giudicati, sia quelli già morti, sia quelli sopravvissuti alla catastrofe apocalittica che precederà l'apparizione del Figlio dell'uomo. Si avvererà tutto quello che il Vangelo insegna e l'Apocalisse conferma, perché il tema escatologico non è immaginario, ma il mondo presente andrà incontro a questo tragico evento. Spiega San Paolo ai Romani: per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Col suo ritorno al Padre, Gesù partecipa anche con la sua umanità alla potenza e all'autorità del Padre. Questa è la novità. Col Padre è il Signore del cielo e della terra. Dice l'Apostolo agli Efesini: egli è al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione. Il Padre tutto ha sottomesso ai suoi piedi, precisa Paolo nella lettera agli Efesini. Ora Gesù è il Signore della storia che passa dentro la sua eternità, la storia dei secoli, e dell'universo che si muove davanti ai suoi occhi. Tutto ciò che è stato creato si ricapitola in Cristo e in Lui trova compimento l'opera della creazione, l'opera della redenzione e del dominio universale ed eterno di Dio. Spazio, tempo, eternità. Ora dunque tutto per volontà del Padre è nelle mani del Figlio. Per il compimento dell'opera di salvezza Gesù ha affidato potere e grazia alla sua Chiesa fino al suo ritorno. Ma Gesù stesso, come il Padre, opera sempre con l'azione, primo, della misericordia. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Giovanni 20. Con l'azione eucaristica, fate questo in memoria di me, memoriale potente della grazia, l'eucaristia, Luca 22. Con l'azione evangelica, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, ci riferisce Marco. Con l'azione dello Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
ci assicura Giovanni. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno, conferma Luca. Dice la Lumen Gentium, fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia è la sua dimora, ha la sua dimora, la Chiesa pellegrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature, le quali sono nel gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e attendono la manifestazione dei figli di Dio. Per questo la Chiesa è in continua preghiera e attesa e ripete l'invocazione della prima generazione cristiana: Maranatà, vieni Signore Gesù. La prima parte del regno messianico annunziato dai profeti si è compiuta con l'incarnazione del Verbo, la nuova alleanza. Ora viviamo il regno messianico realizzato in Cristo, ma l'uno e l'altro tempo viviamo nutriti dall'attesa del ritorno finale di Cristo, Re eterno ed universale. E come l'annunzio fatto da Gesù fu accompagnato e provato da innumerevoli prodigi, così l'annunzio portato avanti dalla Chiesa è ricco di segni straordinari e soprannaturali. Come nella prima missione apostolica ordinata da Gesù, così ora e fino alla fine Dio conferma con i prodigi la parola e l'opera della Chiesa. Quello che viviamo dunque è il tempo della testimonianza. Alla fine verrà l'ora in cui l'umanità sarà chiamata in giudizio. Ambedue però sono i tempi della verità. La Chiesa non dimentica neppure un attimo l'esortazione pressante di Gesù: vegliate e pregate. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano con quanto fervore e costanza i cristiani si riunivano per celebrare la parola e spezzare il pane. Ora fa questo in ogni luogo della terra, dovunque c'è anche la più piccola comunità di battezzati. Insiste nell'invito alla conversione e alla penitenza. Ai figli di Israele ripeti il discorso di Pietro dopo la Pentecoste: pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù. Egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti, dicono gli Atti. E San Paolo si chiede: se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dei morti? Romani 11:15. La partecipazione totale degli ebrei alla salvezza messianica a seguito della partecipazione totale dei pagani permetterà al popolo di Dio di arrivare alla piena maturità di Cristo, come dice Paolo ai cristiani di Efeso, nella quale Dio sarà tutto in tutti. In linea con i profeti e con Giovanni Battista, Gesù ha annunziato nella sua predicazione il giudizio dell'ultimo giorno.
allora saranno messi in luce la condanna, la condotta di ciascuno e il segreto dei cuori. Allora verrà condannata l'incredulità colpevole che non ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da Dio. L'atteggiamento verso il prossimo rivelerà l'accoglienza o il rifiuto della grazia e dell'amore portato e predicato da Gesù. Gesù dirà nell'ultimo giorno: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Matteo 25. Gesù verrà a giudicare allora. Questo pensiero spingeva Padre Pio alla severità e perfino al rigore nel rimproverare, esortare o addirittura allontanare dal confessionale quei fedeli superficiali e recidivi nei peccati. Molti, senza attento esame, senza pentimento, si preparavano a ripetere la filastrocca dei peccati solo per avere l'assoluzione. E questo, certo, non attirava la compiacenza di Padre Pio. Padre Pio, a chi lo rimproverava di esagerare, ricordava che il penitente non deve presumere di essere lui a stabilire la misura del peccato, ma piuttosto deve capire che ogni peccato è sempre e innanzitutto un'offesa a Dio. Usava proprio questo termine. Cito un caso di convertito da Padre Pio, Giovanni da Prato. Respinto più volte dal confessionale, alla fine divenne un uomo di preghiera e un apostolo per i comunisti di Prato, suoi concittadini. Li portava gratuitamente da lì a Padre Pio. Spesso l'alternativa al gesto di severità erano le lacrime di Padre Pio e immancabilmente la preghiera per la conversione. Ha scritto in una lettera: «Io vedo il braccio del giudice divino alzato a punire il peccatore, e allora altro non posso fare che con una mano fermare il braccio di Dio dicendogli "colpisci me" e con l'altra scansare quel fratello per risparmiargli il castigo di Dio. Egli dunque si è fatto vittima per salvare i peccatori, per essere lo strumento della misericordia divina. Ad un giovane che piangeva perché non assolto in confessione, egli spiegò: ti ho negato la soluzione proprio per mandarti non all'inferno, ma in paradiso. È giusto ricordare l'amore di Padre Pio per la Chiesa, questa maestra e madre di misericordia. La sua assoluta obbedienza alle disposizioni della Chiesa, anche quando non riuscivano comprensibili, diceva: la Chiesa è mia madre e anche se mi dà uno schiaffo lo fa perché mi vuole bene. Con quanta cura insegnava a tutti i suoi figli questo amore profondo alla Chiesa e l'assoluta sottomissione alla sua autorità. Noi tutti ne eravamo ammirati, ne eravamo soprattutto edificati. Pace e bene.